tutti, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi andiamo a preparare insieme una nuova delizia. Per fare le sfogliatine parigine abbiamo bisogno di un rotolo di pasta sfoglia, un albume, 8 cucchiai di zucchero a velo e marmellata quanto basta, marmellata di albicocca. Invece per fare i biscotti di sfoglia a forma di orecchio abbiamo bisogno di un rotolo di pasta sfoglia, dello zucchero quanto basta e a gusto un pizzico di cannella. Iniziamo a fare prima le sfogliatine. Prendiamo l'albume, andiamo a mettere 8 cucchiai di zucchero a velo e mescoliamo. Il composto che abbiamo ottenuto non deve essere né troppo liquido e né troppo denso. Prendiamo ora la sfoglia, la apriamo, tagliamo quindi delle strisce e dopo andiamo a tagliare a metà, le strisce almeno di 3 cm. Dopodiché con un pennello andiamo a spennellare l'albume con lo zucchero a velo. Nel frattempo preriscaldo il forno a 170 gradi. Quando li andiamo a infornare, li inforniamo fino a quando non saranno dorati, circa 15 minuti saranno. Adesso che li abbiamo messe nelle teglie, dobbiamo andare con la marmellata a fare delle X. Ecco qui l'altra teglia, adesso stiamo aspettando che si fa una teglia e poi inforniamo l'altra. Invece per fare le orecchie di pasta sfoglia prendiamo la sfoglia, cospargiamola tutta di zucchero e se preferite, come dicevo poco fa, la cannella. In questa maniera e andiamo a fare delle svolte a metà, fino a metà, così. Così. E facciamo la stessa cosa da questo lato. Devono essere presso a poco la stessa grandezza, quindi regolatevi se attorcigliare un po' l'altro lato. Comunque dobbiamo ottenere un rotolo così. Adesso con un coltello andiamo a tagliare un centimetro di impasto. Adesso posizioniamoli in questa maniera. E andiamo a infornare fino a quando non saranno dorati. Ed ecco qua i biscotti. Guardate che sono belli. Adesso ovviamente devono raffreddare.
dopo vi faccio vedere il suo interno. Eccole qua, guardate con un rotolo di sfoglia quante ne sono venute. Adesso siamo pronti per andare a sfornare le orecchie di sfoglia. Ecco qua, sia le sfogliatine parigine che le orecchie di pasta sfoglia. Fatemi sapere cosa ve ne pare. Ringrazio tantissimo Jessica Sambataro per questa fantastica ricetta, me l'ha data lei nel gruppo. Quindi grazie Jessica, questa ricetta la voglio dedicare a te come promesso. Un bacione. Se il video ti è piaciuto lascia un pollicino in su, un bacione e al prossimo video. Se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, guarda questo video e pollicino in su. Ciao!